Michelangelo Pistoletto, l'artista del Terzo Paradiso. Oggi parliamo di uno degli artisti italiani più influenti e rivoluzionari del Novecento, Michelangelo Pistoletto. La sua carriera è stata caratterizzata da un'incredibile capacità di reinterpretare l'arte in modo innovativo, rompendo le barriere tra arte e vita quotidiana. Scopriamo insieme chi è Michelangelo Pistoletto, il suo stile, il movimento dell'arte povera di cui è stato uno dei fondatori e analizziamo alcune delle sue opere più iconiche. Biografia. Michelangelo Pistoletto nasce il 25 giugno 1933 a Biella, una cittadina nel nord Italia. Sin da giovane, Pistoletto mostra un forte interesse per l'arte, probabilmente influenzato dal padre, che era un restauratore d'arte. La sua formazione artistica inizia all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dove Pistoletto sviluppa una tecnica pittorica classica, che poi abbandona per sperimentare nuovi linguaggi. Negli anni 50 inizia la sua carriera artistica con una serie di autoritratti, ma è negli anni 60 che Pistoletto raggiunge la fama internazionale grazie ai suoi quadri specchianti, opere che cambieranno radicalmente il modo di intendere la relazione tra l'opera d'arte e il pubblico. In questo periodo Pistoletto diventa una figura centrale del movimento dell'arte povera, un gruppo di artisti che utilizzano materiali semplici e spesso di recupero per esplorare nuovi concetti artistici. Nel corso della sua carriera, Pistoletto è esposto in alcuni dei musei più importanti del mondo, tra cui il MoMA di New York e il Louvre di Parigi. È stato anche protagonista di numerose biennali di Venezia e ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il Leone d'Oro alla carriera nel 2003. Stile, arte povera e influenze. Pistoletto è noto soprattutto per il suo ruolo nel movimento dell'arte povera, un termine coniato dal critico d'arte Germano Celant nel 1967, per descrivere il lavoro di un gruppo di artisti italiani che utilizzavano materiali poveri come terra, legno, stracci e metallo, per sfidare le convenzioni del mercato dell'arte e la cultura del consumismo. Lo stile di Pistoletto è caratterizzato da una continua sperimentazione e una volontà di superare i limiti tradizionali dell'arte. I suoi lavori esplorano temi come l'identità, la relazione tra l'artista e il pubblico e la natura stessa dell'opera d'arte. È stato influenzato dall'arte concettuale e dal minimalismo, ma ha sempre mantenuto un approccio personale unico, cercando di coinvolgere attivamente lo spettatore nell'opera. L'arte povera di Pistoletto riflette anche una forte critica sociale. Utilizzando materiali comuni, l'artista sfida il concetto di arte come oggetto di lusso, rendendo le sue opere accessibili e immediatamente connesse alla vita quotidiana. Vediamo adesso insieme 5 opere. I quadri specchianti. 1962-1967. I quadri specchianti sono senza dubbio tra le opere più iconiche di Pistoletto. Questi lavori consistono in grandi superfici specchianti su cui l'artista applica figure umane dipinte o fotografate. Quando lo spettatore si avvicina, vede riflessa la propria immagine, diventando così parte integrante dell'opera. Pistoletto crea un dialogo continuo tra l'opera e il pubblico, sfumando il confine tra la realtà e la rappresentazione. Questi quadri specchianti non solo riflettono il mondo circostante, ma invitano anche lo spettatore a riflettere sulla propria identità e sul proprio ruolo nella società. La Venere degli stracci, 1967.
Quest'opera rappresenta un perfetto esempio dell'arte povera. La Venere degli stracci è una scultura che unisce una riproduzione classica della Venere con un cumulo di stracci colorati. L'opera è un potente contrasto tra la bellezza classica e ideale rappresentata dalla Venere e la realtà quotidiana e disordinata degli stracci, materiali umili e comuni. Questo lavoro mette in discussione il concetto di bellezza e valore, suggerendo che anche gli oggetti più umili possano avere un significato profondo e artistico. L'opera nel giugno 2023 era poi stata installata a Napoli, ma il 12 luglio 2023 era stata distrutta da un incendio. In seguito, l'artista ha deciso di riproporla e donarla alla città di Napoli. Il tavolo del Mediterraneo, 1990. Il tavolo del Mediterraneo è un'opera collaborativa che rappresenta un grande tavolo a forma di mare Mediterraneo, circondato da sedie. Ogni sedia è decorata da artisti provenienti dai paesi che si affacciano su questo mare. L'opera simboleggia l'unione tra le diverse culture che condividono questo spazio geografico, ma evidenzia anche le tensioni e le difficoltà che caratterizzano questa regione. È un'opera che parla di dialogo, cooperazione e conflitto, riflettendo le complessità politiche e culturali del Mediterraneo. Terzo Paradiso, 2003. Il Terzo Paradiso è un'opera simbolica che rappresenta una fusione tra il Primo Paradiso, la natura incontaminata, e il Secondo Paradiso, il mondo artificiale creato dall'uomo. Il simbolo, una variante del segno dell'infinito con un cerchio centrale aggiuntivo, rappresenta la possibilità di un terzo paradiso, un mondo in cui natura e tecnologia coesistono in armonia. Pistoletto ha realizzato diverse installazioni di questa opera in tutto il mondo, trasformandolo in un vero e proprio movimento per la sostenibilità e l'armonia tra l'uomo e la natura. La Mela Reintegrata, 2015. La Mela Reintegrata è un'opera monumentale che rappresenta una mela gigante con una porzione reintegrata. Questo lavoro si riferisce al mito della mela come simbolo del peccato originale, ma Pistoletto la reinterpreta come simbolo di rigenerazione e riconciliazione. L'opera suggerisce la possibilità di ricostruire e reintegrare ciò che è stato perduto, promuovendo un messaggio di speranza e rinnovamento. Michelangelo Pistoletto è un artista che ha saputo innovare e reinventare costantemente il suo linguaggio, spingendo i confini dell'arte contemporanea. Attraverso opere come i quadri specchianti e la Venere degli stracci, Pistoletto non solo ha sfidato le convenzioni artistiche, ma ha anche invitato il pubblico a riflettere sulla propria relazione con l'arte e la società. Un saluto e alla prossima!